sotto il bar, guardando sotto. Ti sparano, ti sparano. Vabbè, ti ammazzano. Oh, vai là, vai là! Andate voi tu e Faraone, basta. Marcello! Marcello! Sono tanti. Rimaniamo qua però. Vai, vai con Mattia. Salam aleikum. Piano piano. Sì, però raga, piano piano. Allora, ascolta. Piano piano. Noi no, noi no, polizia. Fermatevi qua. Ah, ci conosci? Noi siamo romani, andiamo in giro per Roma, per tutta Italia. Possiamo farvi una domanda? Tipo, come stai, come ti chiami, da quant'è che stai qua? Uno ci segue, ci ha riconosciuto, però si vergogna. L'arti che non capiscono un po'. Però veniamo, dai. Abbracciamo, seu! Ciao, buonasera, come stai? Bene. Tutto bene? Sapere, dimmi. Ciao. Oh, bello. Questo è il microfono, microfono. Allora, noi siamo dei ragazzi, facciamo dei video su YouTube e andiamo in giro nelle città e parliamo con le persone che incontriamo per sapere le loro storie, le storie. Come stai tu? Io sono vivo. Allora stai bene. Quanti anni hai? Quanto mi dai te? 25. No, 32. No, 25 anni, c'ho più in cella. Quanti ce n'hai? 1996. Ma quanti anni c'hai? 1996. Quindi 27? Sì, 26 years, 26. Questo potrebbe essere. Io appena venuto di, adesso. Di dove sei? Io sono di Gambia, ho venuto alla barca fino a qua, ho riscato la mia vita. Aia, da quant'è che stai qua? Ho venuto nel 2016, è entrato a Catania. Yes, mi pensavo quando sono venuto qua mi trovo bene. Adesso sono la merda. Posso farti una domanda? Yes. Com'è vivere qua a Genova? Tu vivi delle difficoltà? Beh, sì, vivo la difficoltà, però... È pericoloso questi vicoli per voi? Che non c'è armi, non siamo guerra, no, che però, è pericoloso. Però è molto pericoloso pure tra voi, tra stranieri, diciamo, no? Ci sono varie fazioni. Sì. No. Come ti chiami, scusa? Ricordiamo com. Come? .com. .com. Allora, yes. Allora ti stavo dicendo .com, tu vivi delle difficoltà, cioè è pericolosa questa anche città. Anche la merda, dico la merda, perché la merda. Anche tra spiegami. Di voi, tra le vostre comunità. Spiega, fumo droga, capito, dopo la strada. Uno di la strada, anni, certo. Hai mai fatto sport? Una cosa sogno per venire fino a qua. Ho pensato che viene qua e mi trova una bella vita. È arrivato. È un momento più peggio, capito? Ma sono un momento peggio. Un momento. Non... Ma sono 8 anni che stai qua, detto. Sette anni. Sette anni, sì. Ma lavori tu, riesci a lavorare? Prima ho lavorato. Mo no. Prima, adesso, ho lavorato in agricoltura. Ogni anno mi hanno arrestato, mi mandano in centro, capito? Prima avevo il documento, mi hanno bloccato tutto. Ma non c'è più documenti, eh? Sì, però sto facendo... Ma dipende. Sì, scusa, che vuole sapere, dimmi. No, non so, non ti posso dire loro dove sono, non capito. No, non mi interessa sapere, ma li sì, senti? Non lo so, non mi sento. Non li senti, eh? Io ho nato così, ho cresciuto così, senza conoscere i miei genitori. Lì, non lo so, anche se mi becchi mia madre qua, non lo so, mi becchi qua mio padre, non lo so. Amico, ah, sì, te. Voglio sapere che i miei genitori. Perché io sono così la mia vita, non la mia sola. Il mio genitore vuole sapere. Hai una passione, un hobby, uno sport che ti piaceva? Che cosa che ti piace? Che faresti tu nella vita? Mi piace giocare a ping pong. A ping pong? Yes, I love that game. I love to play football too. Ok. I have a little bit of energy, I like it. Yes, I love solo. Perché non provi? Boxing. Boxing? Yes. This is... Champion in the world. Yes. This is a champion in the world. Nice to meet you guys. Nice to meet you. In bocca al lupo, amico mio. Devi trovare la forza di non mollare. Sì. Ok? Sì. Trova la forza di andare avanti. Grazie sempre. Dammi la mano ora a me, bracciamo. E cerca di essere sempre la persona. Tu devi dimostrare alle persone, soprattutto del posto, che non sono tutti uguali.
che sì. ci sono pure ragazzi bravi come te. Sì, appreciate. Ok, okay bro. Noi dai, buon lavoro. Stesso good colore. Luck, good bianco luck. Bianco e nero uguale. Good quello luck. Quello è importante. Certo. Il cuore, bro. Dimostra sempre certo. che buon sei. Che è successo? Ma mi interessano cose, vedete, allora basta. Io, basta tu, ma io che io. Ma me che mi ha detto? Dai. Io gli ho detto basta, fratello. Però fammi parlare, fratello, sai che mi ha detto, fratello, dai. Basta, basta, ragazzi, basta. Scusa, però sai che mi ha detto, fratello. Ma dite peggio cose, no, allora. La puoi abbassare. Ascolta, riprese il luogo pubblico. Riprese il luogo pubblico. Siamo qua in 40 dirvi, la potete abbassare sta cazzo di telecamera. La puoi abbassare. È il suo lavoro. La stai abbassando, no? La stai abbassando, sì, no? State tranquilli. No, stiamo tranquilli un cazzo, potete votare qua in 40. Volete farvi i vostri non mi toccare. Non mi devi toccare. Non mi devi toccare. No, ti devi toccare. Andate a fanculo, porta via. Non ti avvicinare. Che cazzo le mangiare io? No, ragazzi. Ragazzi, ma la faccio una cosa corretta. Ma da genovesi la facciamo una cosa corretta. Oh, fino a fine. Visualizzazione. No, strugge. Non c'è cazzo. Facciamo una cosa corretta su Genova, anche perché Genova i soldi si presta qua. Leviamo, spostiamoci qua, vieni. Mettiamoci più qua, vieni. Ma se vede che accompagno. Andiamo alle erbe, andiamoci. Ragazzi, andiamo! Ragazzi! Aspetta, aspetta, se non vengono. Evelina! Evi! Evi, vieni dietro, vieni dietro. Stai qua. Siamo andati. Una cosa, siamo andati. Allora io ero, non so se ricordi che ero già prima con voi. Sì, so. Sì. Allora, stare qua così non ha senso, perché poi è cioè, scusate un attimo, perché si sta. Quello ha ragione un attimo. Ma chi c'ha l'altro microfono? Li sto cercando di portare via. Così sei peggio, quella. Chi c'ha il microfono? Chi non c'ha il microfono? Siete i benvenuti qua! Ma io decido. Evelina, lo dico io. Mi fai dei picchi, manca un microfono. Chi ce l'ha? Uno ce l'ha te. E uno? Non c'è il microfono, no, ma hai toccato qua. No, te l'ho messo io. Mattia, c'è il microfono tu? No, c'è Mattia. Chi Mattia? Mattia! Mattia, il microfono tu, chi ce l'ha? Non ce l'ho io. Sono da te, no, si è perso il microfono. Ma è un casino loro che... Chi c'è? Ma ti vedi davanti? È un po' fascista il tuo atteggiamento. È un po' fascista, no? È un po' fascista il tuo atteggiamento. Ma se non puoi andare a fare i video poveri, a fare i brutti... Non ce l'ho fatto niente. Dire che tutte le persone sono pericolose. Sono come una bottiglia, è brutto. No, è il lavoro mio. Ma non, ce le, non ci venire in camera, non venire in camera. Sì, sì, un attimo, però lui non può venire da me minaccioso, che dopo mi spinge, perché tu non devi toccare. Allora, Cicalone, ma sì, andiamo da Sicilia. Un posto occupato. Intanto se no non c'è il microfono. Se tu stai davanti ti riprendo, se tu non stai davanti non ti riprendo. Mi dai, non stai dando fastidio. Ragazzi, oh, ok, la devi andare avanti. Siamo col centro sociale di Milano. Sì. Non mi prendi. Sì. Ma dove sei? Perché non stanno più. Voi state con lei. Cioè, c'ho quelli violenti che si mettono davanti. Certo. Cioè, poi noi siamo fascisti, sì. Capito? Ma dobbiamo vedere le telecamere. Ci siamo più là. È quello che stiamo a fare, ma se, ragazzi, se vi levate passiamo. Se vi levate passiamo. C'è uno ha messo una bottiglia. A te che cosa interessa? A te che interessa? A te che interessa? A te che interessa? A te ti devi scansare e basta. Non mi spingi. Non mi devi spingere. Non mi devi spingere. Non può essere fascista, cioè boh. Ragazzi, andiamocene, dai. Ragazzi, cioè, perché mi tocchi? Mi spieghi perché ragazzi, mi tocchi? Oh. Non mi devi toccare. Non è uguale. Oh. Dai, cioè, mi tocca. Non so
dentro adesso, perché se c'è, cioè, ma dentro i senegalesi, tutto il centro sociale, c'è, cioè, molto il bar, guarda lì sopra. Te sparano, te sparano. A me? Ti ammazzano. Ti ammazzano, solo chi può leggere in concetto. Non deve piangere, perché ormai ho 50 anni ce l'ho. Ah, non sai quello della bottiglia. Questi giovani combattono questo razzo. Puoi toglierti la davanti, non è donna, non donna, non devi stare davanti alla telecamera. Non l'hai capito bene, allora. Ti spiego un segreto, se tu non ti metti la telecamera non ti riprendo. Perché? Perché non ti riprendo? Ragazzi, non vi avvicinate alle persone. Non vi avvicinate alle persone. Se decidi di smettere di riprendere la situazione, si calmerebbe tanto. Tu vieni in mezzo, ma non ti piace. No, la ripresa è per tutelare quello che uno potrebbe fare. No, la ripresa è perché vuoi spettacolizzare quello che sta succedendo. Lo state creando voi, ma lo state creando voi il casino. Si calmerebbe tutto. Ma voi state creando il casino, però. No, questo è un atteggiamento che ci lascia, capito? Lui ti sta spiegando a te che questo è un atteggiamento. State creando il casino. State creando il casino. Perché quello che fate è speculare sulla povertà. Andate in giro a creare tensione. Posso dirti la mia? Andate. Posso dirti la mia? Se ci hanno fermato. Guarda come frate, dai, bravo, non mi dico, provare con me, dai, provare con me, non voglio farti male, levati da davanti la telecamera, non vorrei che riprendessi quello che sta succedendo, te l'ho detto in mille modi, e se non c'è carisma, sorella, se c'avevi carisma ti davo retta, oppure tu pensi che hai soldi per l'umanità, vero? Sto portando via i miei, sto portando via i miei. Ho capito, non mi devi, portando via. Sei in merda. Vai, vai giù, vai giù, vai giù. Vai giù, vai giù. Vai giù, vai giù. Grazie. Devi andare a porta. Abbiamo risolto, basta, sei venuto con la cazzo per niente. Ragazzi, andiamo. Stai qua. Raga, se leviamoci da qua. Io non so, ma è stata così aggredita. Certo, però spostiamoci per tranquillità. Ma è stata così aggredita? Ma perché io non posso... Queste specie di ronde danno fastidio. Ma non è... No, loro sono a ronda. Loro sono a ronda. Raga, questa si chiama ronda, raga, a casa mia. Io vi scuso. Vai, voi mi piacete. Però. Ragazzi, venite qua. Allora, Evelyn, non te muo... Mi fai il piacere, non ti muovi da qua. Ma non mi va a succedere niente. Ok, non ti muovi da qua. Vieni, venite, vai, vai. Ragazzi, venite. Vai, vai. Vai. Perché loro sono qua, nel centro sociale. Perché loro? È un ragazzo. Dovete andare indietro. Oh, dovete andare indietro. Oh, ragazzi, tutti via, vai, via, via, via. Fermi qua, fermi. Fermi, via, 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 via. Vai, vai. Dovete andare indietro, cortesia. Centro sociale, dai. Centro sociale, andiamo via. Raga, stanno andando. Con lui che è bello. Gli dici che stiamo andando via, ma se ci continuano a inseguire, capito? È un po' difficile. Ragazzi, voi di qua, vai. Dai, andate. Via, dai, vai, dai, di qua. Ragazzi, vai di qua. Vai di qua. Oh, devi andare via. Oh, devi andare. Devi andare. Si sto... Aspetta, prima voglio che vedete che sono andati via tutti. Oh. Vai là, vai là! Vai, vai! Basta, basta! Vai! Regà, non torna nessuno! Fratelli miei! Sì, ci sto per... Che sto a fa? Che sto a fa io? Perché non parlare, andare! Questo, ma vai, vai! E io sto a mandare io via! Ragazzi! Ragazzi, dietro! Io devo avere calma! Andare! Se voi... Ma se voi continuate a avvicinarvi... Andate! Vai! Vai! Vai, 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 vai là, vai, sta pure a rispondere. Sì. Raga, non rispondete, dai, vai là. Che altro c'è che deve andare via qua? Basta, tutti a posto. Sto a fare una fatica. Perché sei sei bendata? Vai, là, vai là, andiamo. Posso dirti una cosa? Giriamo il vicolo e sì, poi saliamo su. Certo, vicolo, chiaro, quello voglio. Per favore.
So, regà, però se voi, però se voi venite sotto, io non ci riesco. Tu manda dietro, io porto te qua. Non essere in sicurezza. Dai, siete della gente che combattono. Ma io proprio, io proprio quello voglio evitare. Ma io sto secondo te ti partono da dietro. C'hai i tuoi amici che vanno in faccia. Andate là! Oh! Mi dici che basso. Devi andare là! Devi andare là! Ok. Matti, Matti, tranquillo. Me li spingi tutti dietro, tutti, tutti, vai. Tutti dietro, non voglio nessuno qua. Andiamo. Vai. Devo prendere l'ultimo. Me lo sto a prendere l'ultimo. Matti. Come se a Roma. Le visualizzazioni le avete fatte. Potete andare. Andiamo. Dai, tranquillo. Sto dicendo che voi siete, cioè, a me piacete. Sì, e sono qua anche con loro. Non devi venire qua. Ma allora mi voglio ripartirgli, capito? Cioè, ma poi qua, nel senso, però magari veniamo in 15 bottigliate, nel senso, no, cioè, posso dirti solo una cosa, cioè, chiaro, ok, però anche uno dei vostri è venuto, mi ha messo le mani addosso con la bottiglia, allora sono venuto da te, bravo, che bravo, io lo fa il cicalone, io lo, che ti permette di partire al cicalone, il cicalone lo fa vedere la merda, bravo, che c'è in giro, bravo. A me io piace, io ho fatto, ho preso Pileggi e l'ho spinto via, però Pileggi è esagerato, perché tutti che parlate nessuno che mi parte. A me da ragazzo, mi voglio di fare. Matti, devi star là, devi star là. Ce ne voglio di fare da un ragazzo così, metti che siamo noi di Genova e vi becchiamo a voi e cioè voi parlate, nessuno mi parla. A te cosa avrebbe voglia di fare di Genova? Di partire. Vedi, guarda, però io sono andati sotto. Allora io l'ho separati, io sono andati sotto. Basta che eravamo lì, state continuando a venire. Ragazzi, però io li ho allontanati, io li ho allontanati, però ragazzi, io li ho allontanati. Per il culo abbastanza da tempo, basta. O per da tempo cosa? Ma li ho allontanati. Eravamo lì. Capito? Sto a cercare di portarli via, ma voi state avanzando. Sì, ma se voi avanzate, no, noi siamo qua. Noi ho capito, qua. Ma voi li porto là, voi venite ancora là. Non lo vedi? Oh, ragazzi, ragazzi, indietro, 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 indietro. Ho toccato io. Vai, 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 vai. No, io. Vai, vai, ragazzi. Vai. Ragazzi. Di qua possiamo andare. Di qua possiamo andare. Qua sì, no, c'è il coltello. Chi? Quale? Ah, questo? Sì. Il coltello in mano, eh. Occhio, questo c'ha il coltello, eh. Ma gli andiamo di là perché di qua è peggio, se li ritroviamo da tutti i lati. Ma c'è Darsena. Questo perché c'ha il coltello? Chi è? Questo c'ha il coltello in mano. Eccolo là, guarda. Stai a distanza, dai, raga. Mi sto ancora a portare via, quali 30 contro uno? Ma non è, no, è lui, c'ha il coltello in mano. L'amico tuo c'ha il coltello in mano. Ma te ne vai. Carabinieri è mancato. Avete ragazzi, andiamo avanti. Siamo avanti. In pace noi. Andiamo, andiamo. Dai, ragazzi, andiamo. Andiamo, lascio perdere, dai, su. Ragazzi, avanti. Ma te cosa c'hai? Ragazzi, oh! Io sono un infermiere, lavoro in. Oh, riga, dovete venire avanti. Ragazzi, andiamo. Andiamo, lascialo perdere, dai, man, dai, su, avanti, dai. Dai, dai. Dai, ma vedi, questo da dove è venuto? Io sono venuto con voi da lì. E allora dico che io vi voglio bene, perché dovete farle vedere. Ragazzi, sì, raga, che sto a fare, sto di andiamo avanti, che devo fare? Comunque, non siamo qua, non è vero, non è vero. Andiamo. Ci sto io, ci sto io. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Dai, dai. Dai! Evi! Vieni avanti! Vieni, Evi! Andiamo là. Ah, ok. E mo questi dicono che ieri passiamo davanti. No, no, no. Ah, ok. Va bene. Aspetta, ci spostiamo, sì.
vieni. Ragazzi! Aspetta, c'ho quelli lì. No, sì, capirai, vai a... Ragazzi, di qua! Ragazzi, di qua! Di qua, di qua! Namo! Dai! Dove posso dire c'ha il coltello? Sì, ma già l'ho visto io il coltello! Occhio ragazzi, aperti, aperti! Sì, dai, c'è il microfono! Sì! Sono molto amareggiato, sono rimasto male. Però ci hanno iniziato a venire sotto dicendo siete dei fasci, ci hanno aggredito, ci hanno cacciato. Io sono rimasto perché ovviamente noi potevamo venire là e gente alta così e menaglia, era facile. Duravano 30 secondi, non è questo l'obiettivo. Allora non è questo... hanno detto che siccome erano in tanti noi siamo scappati, poi il loro obiettivo era quello. No. Sì, a me, allora, poi hanno mandato avanti le donne. Hanno mandato avanti le donne, un ragazzo tunisino con un coltello. Però la cosa grave, posso dirvi, mentre tutto iniziava è venuto uno alto da me, bottiglia in mano, viso coperto, mi ha preso per il braccio allora, e mi ha fatto. Allora no, questo l'ha mi ha detto, io sono stato, ragazzi, io sono stato zitto apposta, mi ha detto te ne devi andare a fanculo. Io con una calma fantastica. No, bravo che non l'hai detto. Io con una calma fantastica gli ho detto scusami, ma perché io me ne devo andare da un posto dove è pubblico, gli ho detto, spiegamelo. E mentre io gli chiedevo con calma ste cose, gli dicevo comunque non mi devi toccare, lo sai lui che ha fatto? Ha preso e se n'è andato. Perché non aveva gli strumenti per rispondere a una cosa normale. Cioè, perché io me ne dovrei andare a una piazzetta che è un luogo pubblico? Ma amico vostro è venuto che ha bottiglia col passamontagna? No, ma ha fatto proprio così. Guardate la malafede qual è. Io sto a volto scoperto e tutti sanno il nome nostro. Tu stai col volto coperto e minacci. Sono due mondi diversi. Tu sei libero e fa quello che vuoi, ma quando esci a volto coperto, figlio di papà, perché sei figlio di papà, non sei un povero a minacciare. C'era quello con gli occhiali. Lo fate per le views. E certo, io faccio questo lavoro, non c'ho mio padre che mi mantiene. Ma sì, noi non abbiamo nessuno una lira. Sì, a parte cioè, quello. Non è che cioè, noi famo quello. Però tutta sta gente qua sta qui di sua spontanea volontà a raccontare. A far vedere un'esperienza, i problemi che ci sono a Genova. Il problema principale è che anche uno mi ha detto di andarmene via, quando io sono nato lì, a quel palazzo lì, ci ho vissuto 30 anni, me ne vado via io. Il problema è perché hanno visto qualche cagata, pensano che siamo fascisti di qua di là, loro sono un centro sociale e fanno così. Ma negli anni che loro non erano manco nati, che io camminavo qua in via Pre, loro non c'erano, non facevano quello, ma io faccio politica. Ho detto, e cosa fai con la politica ora? Le aiuti a loro? Oppure li aiuti che non entra la gente e loro fanno quello che vogliono poi, fare. Scusate, sai qual è il paradosso? Che ci sono messi in mezzo nel momento in cui noi stiamo parlando con un ragazzo in maniera cordiale. Adesso quel ragazzo nero. Stiamo parlando in maniera cordiale, ci siamo abbracciati, ci siamo. No. Anzi, abbiamo interrotto il discorso con quel ragazzo perché ho visto che si stavano animando la città. Poi io quello che dico, no? Tutto è nato perché quel ragazzo si è stranito che c'era Evelina. Che la rimedia, ma è mezz'ora che ce n'è presso che stava con noi. Si infilava. Ma se tu non vuoi essere ripreso, ma perché ti metti con noi che c'è una camera? A me dispiace, ma sto con la mano. Quando siamo arrivati qua c'era un palo, ci ha chiamato, li ha avvisati, ha telefonato. Quanti sono venuti in 30? E hanno alzato la sommossa per non farci entrare. Ma io ti posso assicurare che queste cose qua, quando io ero ragazzino, ma non esisteva, perché questi qua non esistevano. Ora, non c'erano. Cosa fanno? A chi aiutano loro? Loro sai cosa aiutano? Che non pagano un euro perché li ho occupato certo, il problema è che ce l'hanno con degli italiani niente. Quando io ai tempi miei loro vendevano a un euro la birra e quelli dei ragazzi italiani che lavoravano arbare. In regola sì, dicevano ma che cazzo a un euro vanno da loro no? Che la maggior difficoltà è comunicazione perché se tu eviti una discussione perché non te la puoi permettere l'hai evitata, se tu eviti una discussione sapendo che potresti scacciare le mosche e non lo fai, sei stato un signore. Non so se mi sono spiegato, no? Direi. E noi ciao. Ciao, scendi. Ho vedi la gente, vedi, male, io non sono abituato a vedere gente che ci fa questo. Io sono rimasto male. Certo. Vieni qua, Sean, vieni qua. Ma ieri sera. Senti, no, perché poi ci hanno detto, no, voi non siete di Genova. Tutti di Genova siete. La maggior difficoltà di comunicazione, la volta in vita mia che mi sono sentita più aggredita fisicamente, quello con la bottiglia è venuto anche davanti alla telecamera, le donne avevano e gli uomini il viso coperto e minacciavano e dicevano cose molto violente. Ma la mia sensazione è una sensazione un po' particolare,
sembrava quasi, allora noi abbiamo fatto la prima parte dove c'erano tutti i ragazzi comunque di colore e c'era quella situazione, poi c'era quello che io ho scambiato per un pub dove c'era questa gente che sembrava quasi annoiata in qualche modo, poi è arrivato uno a fare, a chiacchierare, a offendere perché non parlava, non cercava dialogo, ok, dall'altra parte come dici te noi chiacchieravamo in un altro vicolo con tutte persone, tutte di colori, quindi gruppi, mondi separati, a un certo punto è come se queste persone annoiate avessero voluto identificare in noi il cattivo, capito, che arrivava, l'invasore razzista, fascista. Stavamo a parlare in amicizia, esatto. Avevamo appena abbracciato. Probabilmente la mia idea è che si annoiavano, non lo so, si annoiavano, hanno creato una situazione del genere.